Allora, vediamo un attimo questo salsa bruna, quindi cominciamo con i rossi. Abbiamo detto questa è una doc diciamo nuovissima, perlomeno diciamo ancora non c'è stata una grandissima notorietà, cominciano a muoversi i primi passi. Montereggio di Massa Marittima, appunto a Tritone sul mare, diceva prima appunto zona appena collinare, ma insomma è completamente diversa da quello che poi andremo a assaggiare dopo per quanto riguarda il Chianti. La base è il Sangiovese, poi c'è un 10% di Merlot, un 10% di Syrah, però appunto la percentuale maggiore è il Sangiovese. Però ecco, non vi è, in quella zona ovviamente il Sangiovese non è quello del Chianti, quindi non ha la stessa struttura, spessore, profumi, però sicuramente ha altre caratteristiche che lo rendono comunque, come si diceva prima, andare a scoprire il genius loci, cioè la caratteristica che rende ogni territorio del non solo toscano, ma insomma in generale italiano del mondo, esprimere quello che è la sua sensazione. Non è che tutti i posti del mondo debbano fare vini importanti destinati a 20 anni di invecchiamento, ci sono anche luoghi dove invece i vini sono più da pronta prova, più immediati, più adatti. Anche adesso lo stiamo bevendo con degli affettati, con delle minestre, quindi a non essere sempre il classico vino da brasato, da meditazione. Ecco, questo è appunto Sassa Rubra, è il Montereggio DOC, che può essere fatto appunto Charme, disciplina la base sangiovese, e poi la possibilità di aggiungere, adesso non so la percentuale precisa, ma fino al 30% di altre uve. Quindi chiaramente è classico appunto per le zone dove il sangiovese non ha bisogno comunque di essere di un aiuto. Ecco, il colore, non vedete un colore classico giovanile, c'è questa quasi, diciamo, questo porpora molto vivace, acceso, un vino 2007, adesso estremamente giovane. Al naso, ecco, c'ha direi che le note del Syrah si sente quasi subito, questo pepe nero abbastanza evidente. Chi non lo sente non si preoccupi, perché ho scoperto che un quarto delle persone soffre di anosmia per il pepe del Syrah, cioè nel senso, l'occhio di indolire, che proprio non lo sente, cioè è una componente aromatica che dal punto di vista fisico uno non la sente, no, un poco recettore. E ha poco senso a volte parlare di profumi di vini, perché ognuno di noi sente i profumi in maniera diversa, non solo a livello esperienziale, cioè conosce profumi diversi, c'è chi ha presente bene il profumo della mora e chi magari non ha idea di cosa profumi, e lo stesso alcune sostanze proprio non le sentono, cioè per esempio l'odore di pepe, che fra l'altro è classico, è l'attrezzo del Syrah, alcuni proprio non riescono fisicamente a sentirlo, a percepirlo. Quindi non vi preoccupate se io lo dico e magari non lo sentite, magari qualcuno di voi, non è una malattia, non si guarisce, ma non crea particolari problemi non sentire il pepe del Syrah. Però ecco, questa nota pepata leggera si sente, gli dà una nota abbastanza caratteristica. Ecco, poi ovviamente un carattere vinoso di gioventù, carattere di frutta, di ciliegio, quindi di marmellata di fragole, abbastanza, si sentono le note abbastanza calde, ovviamente un vino che ha una sua mediterraneità, sente un profumo un po' di sottobosco mediterraneo, di pineta, dico io, un odore leggero, un odore di resina, un po' marittimo, ecco, perché insomma un po' ha passeggiato a Maremma Toscana, c'ha in primavera, in estate, qualche profumo del genere. C'è una sensazione un po' dolciastra, questo magari il Merlot, sapete, le zone un po' calde, tira fuori proprio sentore di caramello, sentore di frutta di bosco, sono due caratteristiche tipiche del Merlot proprio a livello di vitigno, quindi qui si sentono, in Toscana il Merlot in zone calde tira fuori molto profumi abbastanza, si dice, piacioni o comunque un po' accattivanti, e qui ci si sentono, però ecco il Sangiovese anche al naso, una nota, questo leggero, un leggero floreale si sente abbastanza bene. Andiamo a bere, sentite un vino snello, tranquillo, fresco, molto servevole, abbastanza fresco, va giù molto bene, i tannini ovviamente molto leggeri, si sentono appena, è classico vino da bere anche magari un paio di gradi in meno della temperatura classica, quindi si beve anche leggermente fresco, da grigliata, adesso noi lo possiamo anche minestre, ma ovviamente questo è un arrosto, carne bianca, questo va benissimo, cioè questa è anche una leggera sensazione un po' non animalesca, ma un pochino selvatica, che secondo me lo rende, se nel piatto c'è un pochino di ginepro, qualche spezzatura un po' particolare, l'alloro, secondo me un vino del genere può essere interessante. Ripeto, non ci sono tutti questi caratteri in maniera pesante e molto marcata, però sono tutti leggermente accennati e lo rendono un vino
dico simpatico, no, non può offendere, nel senso è leggero, divertente, uno ci si sente due o tre profumi, accompagna volentieri un po' a tutto vaso senza voler essere un vino impegnativo, ma del resto, ripeto, la Montereggio di massa marittima, perlomeno l'annata, quindi non la riserva, ha proprio, deve essere proprio un vino leggero, cioè un vino bevibile, molto leggero, dinamico, e direi che ci riesce appieno. Adesso vi portiamo la...